Esatto. Sono contento, voglio dire. Onestamente, nelle condizioni in cui eravamo, io sono molto contento, soprattutto condizioni mentali, no? Perché fisicamente ci stiamo allenando, quindi non ci sono grossi problemi, anche in sala pesi i ragazzi fanno tutto il lavoro che gli viene chiesto. E non so, credetemi, perché non so veramente questa forza da dove la prendono, però io gli ho detto prima di entrare in campo che in questi mesi ci hanno magari è stato intaccato il rispetto per il lavoro che facciamo, la nostra dignità di lavoratori, però la dignità di giocatori noi comunque e di allenatori comunque dobbiamo sempre averla. E nelle condizioni in cui stiamo, credo che loro hanno fatto di tutto per difendere la loro dignità. E l'hanno fatto benissimo. Soprattutto Lombardi, il libero che avevamo oggi, che ha fatto un'ottima partita, voglio dire, le difficoltà e gli errori di un ragazzo esordiente ci stanno tutti, la squadra l'ha aiutato, lui ha fatto un'ottima partita, dimostrazione del fatto che quando ci alleniamo mi ascolta e soprattutto ascolta i consigli che gli vengono dati dai più anziani. I più anziani oggi lo hanno anche supportato, ma di tutta la squadra comunque una buona prova. No, abbiamo perso ai vantaggi, come dicevi tu, tutti e tre i set quasi, il secondo e il terzo. Immaginate se la situazione non fosse stata questa. Forse bastava solo Cortina. No, bastava solamente un po' di testa. L'assenza di Cortina si è sentita in determinati momenti, ma non per tutta la partita, anzi, loro sono stati bravi magari a sfruttare anche, no, l'ingenuità e l'inesperienza di qualche giocatore, ma no, l'assenza di Cortina non si è sentita. Senti, si sta andando avanti da due settimane a furia di ultimatum in serie, quello di martedì prossimo potrebbe essere l'ultimo. No. Cioè, non ci sta più via di uscita. Io so, come sapete tutti voi, è inutile che ci nascondiamo dietro, perché anzi forse sapete più voi che io. Io so che ci sono delle trattative affinché la nostra società, la squadra venga ceduta, venga acquistata da un altro soggetto, da soggetto aziendale, voglio dire, no? Da Sidigas. Io voglio dire, prendo atto di queste cose e spero che si concluda il prima possibile. Parliamo di un'azienda che fa sport da un po' di tempo, da tanto tempo, e lo sa fare. Voglio dire, noi. Cioè, ma in pratica il campionato va avanti, sabato dovreste tornare in campo. Ma questo, guarda, onestamente. Insomma, non lo so. A questo punto non lo so, io mi hanno chiesto di aspettare lunedì, martedì, e io aspetto. A proposito, io bisogna ricordare a chi viene a vedere ogni tanto le nostre partite che io sto lavorando, non è che mi devono dire che devo andare a lavorare. Io sto lavorando, faccio volontariato in questo momento, da un po' di tempo a questa parte, però io sto lavorando, io non auguro a nessuno di lavorare senza essere pagato. E se dovesse capitare ai soggetti che parlano dalla tribuna o sui social network, voglio vedere che cosa fanno, se fanno come faccio io che continuo a venire a lavorare tutti i giorni. Chiusa parentesi. La prossima partita non lo so, cioè io sono arrivato anche a venerdì scorso che non sapevo se dovevo giocare oggi. Però io il mio mestiere lo faccio, cioè voglio dire, ragazzi, stamattina mi hanno chiesto di fare allenamento, quando potevo domenica mattina lasciarli a casa. E Enzo D'Argenio in palestra la mattina alle 9:30, loro sono là, che lavorano. Noi facciamo, però adesso è 24 novembre, fra due giorni sono tre mesi che siamo qua. Non lo so, adesso diventa molto difficile per me. Per me continuare, per i giocatori continuare a rimanere qua.
Adesso se io ogni tanto ho messo anche la mia, voglio dire, ho provato a convincerli, no? Con le parole, con tutto quanto, adesso non ci riesco più. Posso essere persuasivo quanto volete voi, ma adesso non ce la faccio più. Adesso no, io non vorrei mai, non arriverò mai, perché i miei ragazzi li conosco uno per uno, a non essere ascoltato. Però dopo un po' qualcuno si chiude la vena e mi dice basta, cioè basta pure tu a parlare, perché ed è giusto così. Ma io sono dalla parte loro, nel senso che non è che io vengo pagato, loro no, anzi. Però di quello che accadrà domani e dopodomani è fondamentale. È fondamentale per il nostro lavoro e per la pallavolo qua. Si sentono tante voci in giro, ma in realtà se ci sarà sto cambio e arriva la Sidicas, tu e Scappaticcio ci sarete, nonostante sta della famosa conferenza stampa che poi insomma è... Penso che voglio dire, se interpretato in un altro, certo, se, ma io credo come è stata interpretata. Io credo che nel caso in cui ci dovesse essere questo cambio, fino a quando non ricevo comunicazioni, io sono l'allenatore di questa squadra e credo che il nuovo proprietario è giusto che si confronti con l'allenatore. O che comunque, voglio dire, può anche chiamarmi e dire guarda, tu sei uno che rompe le scatole, è meglio se te ne vai. O al contrario, può chiamarmi e dire tu sei uno che rompe le scatole, mi piaci, resti qua. Ma io credo, suppongo, voglio dire, che io mi confronterò un giorno se accadrà questa cosa. E lì proveremo a... io sentirò le sue intenzioni e spiegherò le mie se me ne verrà dato modo, però certo, io l'altra volta quando abbiamo finito la partita con Ortona ho detto che questo era un mio progetto, tutto quanto, e volevo rimanere qua, però voglio dire, adesso io avevo fatto un certo tipo di squadra per un certo tipo di campionato, sono pronto anche, potrei ormai la sicurezza, potrei essere pronto anche a rifondare tutto e ripartire, però è chiaro che questi accordi sono bilaterali, non sono unilaterali. Nel caso in cui, spero, e come auspico, come tanta gente mi dice, mi continuate a dire anche stasera, che questa cosa possa avvenire tra domani e dopodomani, io la mia disponibilità a confrontarmi con chi sarà il prossimo proprietario, presidente, non so come volete chiamarlo, cioè, l'importante, se dovesse essere fatto questo cambio, sappiate che sono convinto che entra gente che sa come si fa questo mestiere. Il futuro non chiedetemelo, perché credetemi che... cioè io vorrei che voi veniste tutti i giorni qua, e... cioè è dura, ma è durissima. È veramente dura. La realtà è che io provo, ci proviamo, però non sappiamo niente. Cioè noi ogni tanto finiamo allenamento con più domande di quelle che avevamo di quando siamo arrivati. Cioè non c'è nessuno che... cioè dovrebbe essere il contrario, cioè dovrei essere io a essere chiamato. E qualcuno mi dice, ma anche una fesseria, no? Dice, Michele, guarda che domani si fa. Oppure niente, oppure se mi dicono non si fa, si fa, stanno facendo questo, io non so niente. Se io non chiedo, non vengo informato, per me non è una cosa normale. Non è una cosa normale. Cioè, sono io quello che è in debito. Cioè, in debito, giusto, tutto bene, ho in credito. Adesso sono in credito, adesso sono un po' confuso. Però credetemi, voglio dire, sei venuto anche te l'altra sera. Hai visto nessuno? Se viene qualcuno, viene all'allenamento iniziato e va via prima che finisce. E dopo si deve cercare di raggiungerlo se risponde al telefono. È una situazione... cioè, voglio dire, per un gruppo... un cambio societario. Ma quello, sì, ma quello a noi... non avviene... va bene, queste sono... perfetto, queste... avere meno nel clou, nel centro di un campionato dove si può decidere tante cose. Questo è... ad arrivare alla Coppa Italia, a lottare per la retrocessione, ad arrivare ai play-off, eccetera. Cioè
cioè siamo in un clou in cui mo da qua fino al 29 dicembre, cioè arriviamo già alla prima giornata di ritorno. No, va bene, no, no, aspetta. Cioè. Eh sì, Castellana. Sì, ma non si arriva a quella roba. Cioè, lì al 29 dicembre noi saremo o di nuovo vivi e pronti per ripartire. Cioè, non si può. Cioè, questi passaggi vanno fatti in tempo d'epoca. Questo. Sono d'accordo con te, però. È inutile aspettare, è inutile tenermi sulla corda. Dentro fuori si. Bravo, noi siamo arrivati al punto. Che voglio dire, che la risposta sia positiva, la risposta sia negativa, non è. Cioè non ci fa nessuna differenza. Non ci fa nessuna differenza. Questo vi deve far capire che se la risposta è negativa e la gente deve andare a casa, ormai non fa più nessuna differenza. Perché stare a casa senza far niente, vuoti dentro, o stare ad Avellino, vuoti dentro, perché ormai siamo vuoti dentro, cioè non abbiamo più niente. D'accordo, io mi posso sgolare, i ragazzi possono saltare, ma dentro di noi, dentro allenatori o giocatori che hanno vinto, che non hanno vinto, non c'è più niente. E nel caso in cui ci dovesse essere una ripartenza, che io auspico, assolutamente, io con o senza di me, a me non interessa, con o senza di me, se ci dovesse essere una ripartenza, perché un soggetto come Sidicas nella pallavolo farebbe solo bene, va bene, ne sarebbe contenta di più la Lega di me, no? Se si dovesse ripartire, cercare dentro di noi le forze per ripartire, sarà un lavoro massacrante. E bisogna averle. Molti dicono, vabbè, ma tanto una volta che vieni pagato, che va tutto a posto, tu, ma chi dove? Cioè, questa è la nostra vita. Questa è la nostra vita. Se non credi più in una cosa, poi sei obbligato, comunque ti devi autoconvincere che ci devi credere. Cioè, è dura. Io non so che paragone posso fare per rendere l'idea più chiara. Però voglio dire, qualcuno di voi sa il passato di Scappaticcio, no? Quello privato, di salute, di. Lui l'altro giorno mi ha scritto che questi giorni si sente più vuoto di quando era in ospedale, che non stava bene. Cioè, che cosa mi deve dire più un giocatore? Quindi avendo anche l'opportunità di ripartire, cioè, perché poi quando riparti, io mi posso anche prendere la responsabilità di parlare con chi sarà il nuovo proprietario, prendermi la responsabilità di dire, va bene, se mi metti nelle condizioni di vincere il campionato, io do il massimo. Ma lo posso fare, va bene, ma poi rientrare in palestra e dire a sti ragazzi, adesso sono problemi nostri. Cioè qua il primo errore ci viene detto dietro tutto, ed è giusto così. Ma noi non vediamo l'ora magari di tornare perché quello fa parte del nostro lavoro, perdere, prendersi le critiche, vincere ed essere elogiati. Ma tornare ad avere la mente per vincere è un lavoro durissimo. Sarà, se avremo l'occasione, sarà un lavoro durissimo. Durissimo. Perché è la nostra vita. Cioè, è la nostra vita. Io l'altro giorno, quando facevamo allenamento, i ragazzi, io respiravo di nuovo ossigeno. Ed è successo venerdì. Non è che è successo tutta la settimana, no? Voglio sapere che abbiamo fatto mercoledì 30 minuti di basket. 30 minuti di basket. Lo dico, non ho nessuna vergogna. Abbiamo fatto lavoro aerobico. Lavoro aerobico migliore era il basket. Abbiamo fatto 30 minuti di basket. Giovedì, quando abbiamo fatto pallavolo, io ho respirato di nuovo. Venerdì lo stesso, sabato non abbiamo fatto niente. Stamattina mi hanno chiesto di fare allenamento. Abbiamo fatto allenamento pre-partita come tutti. Infatti abbiamo perso i vantaggi. Problemi magari, questi risultati doveva pensarci più l'allenatore di Matera, mio caro amico, che io. Sarei più preoccupato se fossi allenatore di Matera che io. Mio grande amico, tra l'altro. Quindi, voglio dire, sì, la pallavolo ci libera dal pensiero, ma dentro siamo uomini, allenatori o giocatori vuoti. Adesso io vi uso come sfogo, però lei è dura, come dicono a Milano, lei è dura. Cioè, è difficile. È proprio difficile. Ripeto, io auspico
il cambiamento. Auspico che entri Sidigas, come mi viene detto, so che è a momenti, ci sono dei dettagli, chiaramente le parti si devono trovare, le condizioni magari saranno tante, io faccio un altro mestiere, non lo so. Però una delle due parti, non so da chi è a chi tocca decidere, chi è che deve fare un passo indietro, chi deve fare un passo avanti, si devono muovere. Cioè, si devono muovere. Chi deve acquistare o chi deve vendere, non mi interessa. Chi è il soggetto che pone condizioni maggiori, voglio dire, ma è giusto che ci siano. Però c'è bisogno di tempo perché... C'è bisogno di fretta, scusate, perché il tempo sta terminando. Per me, personalmente, voglio dire, non vi spaventate se io a metà settimana scrivo un messaggio e vado via. Non vi meravigliate. E vi dico anche la verità, io mi sto trattenendo... Nonostante difficoltà che posso incontrare, chiusa parentesi, mi sto trattenendo perché io so, e non parlo per presunzione, io so che nel momento in cui io dovessi andare via, va via tutta la squadra. E sarebbe un peccato anche per chi in questo momento sta pensando di acquistare la società, che rischia, se non si sbriga, di trovare una società vuota, di comprare una scatola vuota. Non per presunzione, voglio dire, io con i miei giocatori mi parlo ogni giorno. No per presunzione, ma io, se vado via io, va via tutta la squadra. Ecco perché mi sto trattenendo, perché vorrei che questa cosa continuasse, tanto che se dovesse continuare e si chiudono gli accordi, si va, con o senza di me, a questo punto non mi interessa più, non è un problema. Se io posso essere un problema per chi entra, ciao Vincenzo, per chi entra, io faccio un passo indietro se... è disposto a mantenere la pallavolo e andare avanti. Non voglio fare l'eroe della situazione, io vi ho descritto la verità. Poi voi potete chiamare qualsiasi mio giocatore e dire ma questo qui sta facendo Superman che dice che tu te vai via se va via pure lui, provateci, ma quando passano fermatelo, chiedete. Io mi sto trattenendo anche per questo, però è chiaro che sto prendendo anche le mie precauzioni, perché la mia immagine, nel senso il mio compenso che ho maturato lo devo difendere. E quindi mi sto trattenendo anche per quello, perché devo dire una fesseria. Io ho lavorato, ho maturato il mio compenso contrattuale, lo sto aspettando. Poi mi posso sedere a tavolino e parlare con chiunque, non mi interessa come si chiama. La realtà è questa, ad Avellino. Purtroppo ad Avellino la situazione è questa qui. Non so cos'altro dirvi. Sono proprio devastato. Sono devastato.